pillole di Non Solo Suoni. La storia della musica passa da noi. Eccoci pronti a riascoltare un nuovo tormentone, questa volta del 1984. Una canzone che forse non tutti ricorderanno così di primo acchito, ma che ci fa piacere raccontare. Non solo perché è diventata una hit, raggiungendo il primo posto in classifica in diversi paesi del mondo, ma anche per i suoi contenuti e gli interpreti. Innanzitutto partiamo dal titolo Somebody's Watching Me e dal suo cantante, almeno quello principale, ovvero Rockwell, appunto cantante statunitense. Questa canzone vanta anche una partecipazione importante e riconoscibilissima all'ascolto, ovvero quella di Michael Jackson nel coro che canta il refrain del brano. Il singolo uscì per la prima volta, pubblicato dalla Motown Records, nel 1983 e anticipava l'album omonimo dell'84. Come detto, se il ritornello era cantato da Michael Jackson, nei cori compare anche il fratello Jermaine e questo aiutò non poco la fortuna del singolo. Singolo che diventò appunto numero uno in Francia, Spagna, Belgio, così come numero uno anche della Hot R&B Hip Hop Songs, la classifica apposita della Billboard in America. Numero 2 invece nella Billboard Hot 100 e numero 3 nella Hot Dance Club Party. Ma andò molto bene anche in molti altri paesi al mondo, compresa la Gran Bretagna, dove raggiunse la posizione numero 6 e anche in Italia con la numero 14. Particolare è anche il video che rende molto bene la mania, la paura, la tremenda sensazione ossessione di sentirsi osservati. È ambientato all'interno di una casa apparentemente normale, ma tutto ciò che vi si trova all'interno assume quasi delle forme irreali. Gli animali impagliati sembrano vivi, vi vola all'interno una cornacchia, si vedono quasi dei fantasmi, mentre le immagini si alternano a quelle del protagonista che intanto si fa la doccia, rievocando così la celebre scena tratta dal film Psycho di Alfred Hitchcock. Proprio per la fama che ebbe a suo tempo il video, la canzone è usata ancora oggi spesso come colonna sonora per le feste di Halloween, tanto da essere inclusa nelle apposite compilation dedicate a questa festa.